Ciao a tutti, oggi prepareremo la schiacciata rustica. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 2 ore. Gli ingredienti sono farina, semola, sale, zucchero, olio e lievito. Scarola, acqua, pinoli, filetti di acciughe, uva sultanina, olive nere e pomodorini. I quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo a preparare l'impasto. Mettiamo nel boccale l'acqua. Il lievito, sbricioliamo. E lo zucchero e andiamo a sciogliere il lievito per un minuto e mezzo (37 gradi) velocità 4. Adesso aggiungiamo la farina, la semola, l'olio, e il sale. E impastiamo per 3 minuti a velocità sfiga. Il nostro impasto è pronto. Lasciamolo lievitare all'interno del boccale per un'oretta, posizionando il coperchio. Il nostro impasto è lievitato, andiamo a tirarlo fuori dal boccale. Andiamo a spargere un po' di semola nel nostro ripiano. Dopo aver diviso in due l'impasto, andiamo a stendere il primo strato. Adesso, dopo aver steso l'impasto, prendiamo una teglia da forno, andiamo a oleare e andiamo a posizionare l'impasto all'interno della nostra teglia. Dopo aver steso gli impasti e aver posizionato la base nella nostra teglia, andiamo a farcirla. Iniziamo con la indiviriccia. Adesso andiamo ad aggiungere i pinoli. Passiamo all'uva passa adesso, che abbiamo ammollato. Nel frattempo preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Adesso andiamo a mettere i nostri pomodorini. Adesso andiamo a mettere le olive. I filetti di acciughe. E
per finire il formaggio. Dopodiché, dopo aver finito di guarnire la nostra torta rustica, andremo a posizionare l'altra parte di impasto. La nostra schiacciata rustica è quasi pronta, adesso andremo a infornarla in forno statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa, verificando la cottura. La nostra schiacciata rustica è pronta, andiamo a impiattare. Schiacciata rustica. Grazie e alla prossima ricetta.